Va bene? Benissimo. Allora, Doki Taonlus, come sapete, è l'associazione per la quale lavoro, è la capofila di questo progetto. Abbiamo partecipato insieme con CESPI, con Articolo 24, Progetto Diritti, Tempi Moderni, la Caritas Diocesana di Latina, alla scrittura di questo progetto e alla presentazione di questo progetto GetUp, di cui questi incontri, questa formazione è solo una piccola parte, molto importante, e l'abbiamo presentato, quindi abbiamo chiesto, diciamo, il finanziamento per poter svolgere queste attività all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Che cos'è questa agenzia? È un ente, diciamo, che rientra all'interno della sfera del Ministero degli Esteri italiano. Ministero degli Esteri italiano che di solito finanzia principalmente alle associazioni no profit la possibilità di realizzare attività nei paesi in via di sviluppo. Ok? Se dico delle cose che non si capiscono, ovviamente mi fermate e mi chiedete, d'accordo? Quindi normalmente, per esempio, la mia associazione, Dokita Onlus, la maggior parte delle attività che svolge sono attività di cooperazione, di sviluppo di progetti in Africa, in Asia, in America Latina, in Europa, per, diciamo, alleviare e supportare le popolazioni in vari settori, l'istruzione, la costruzione di scuole, l'educazione, in materia sanitaria, quindi ospedali, supporto appunto magari anche alle emergenze sanitarie, risposta anche alle emergenze climatiche, tifoni, quando c'è stata magari terremoti, ecco, sono tutte azioni di cooperazione allo sviluppo, cioè di aiuto, ok, che si promuove attraverso dei progetti nei paesi terzi, quindi in paesi esterni a quelli del quale fa parte l'associazione proponente. In questo caso il progetto GetUp è sempre finanziato dal Ministero degli Esteri, ma è finanziato, come abbiamo ben visto, per svolgere attività in Italia però di educazione alla cittadinanza globale. Cosa vuol dire? Che lo scopo un pochino di questo tipo di progetti è proprio quello di sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, ma non solo, a queste tematiche internazionali dell'intercultura, dello sviluppo sostenibile, del sottosviluppo, del mancato sviluppo, delle disuguaglianze fra i popoli, ok? Quindi il progetto GetUp rientra un pochino in questa sfera di sensibilizzazione, di formazione in Italia, ok? Però resta sempre, in tutte le attività che noi svolgiamo, quindi fino adesso abbiamo fatto attività nelle scuole, principalmente in 10 scuole superiori della provincia di Latina. Abbiamo incontrato circa 700 studenti, 70 professori hanno su subito, subito, hanno seguito le nostre formazioni. Abbiamo svolto con CESPI un'importante ricerca che poi verrà pubblicata, ne verrete a conoscenza, che ha interessato sempre il mondo delle scuole. Abbiamo fatto dei tavoli multi-stakeholder, cioè degli incontri con le istituzioni, i comuni, la ASL, le associazioni, proprio per ragionare su queste parole, su questi temi dell'integrazione, delle disuguaglianze, no? Come stiamo facendo in questi nuovi incontri che abbiamo organizzato insieme con voi che siete rappresentanti di associazioni e rappresentanti anche poi delle comunità straniere che sono presenti nel nostro territorio dell'Agro Pontino. Ok? Quindi questa attività in particolare deve sempre avere uno sguardo rivolto anche ai paesi di origine dei migranti che sono presenti nel nostro territorio, proprio in quest'ottica di cooperazione allo sviluppo, che non deve essere intesa soltanto come sviluppo, nel senso noi andiamo ad aiutare i paesi poveri, per semplificare. Lo sviluppo è una cosa reciproca, è co-sviluppo, no? Si chiama anche co-sviluppo. E quello che fanno i migranti presenti in paesi che non sono i loro paesi di origine, ok? È proprio questo, è creare un ponte, un legame che permette poi,
se sfruttato adeguatamente, di sviluppare, di migliorare, okay, la condizione delle persone che vivono sia in Italia, in questo caso, sia nei paesi di origine. Allora, oggi con vari incontri che andiamo a fare, varie realtà associative e vari esempi di persone, anche migranti, che hanno realizzato appunto il sogno di avere delle associazioni che fanno da ponte tra i loro paesi di origine e l'Italia, cerchiamo proprio di ragionare insieme su queste possibilità, come nell'Agro Pontino possiamo cercare, possiamo trovare delle strategie di sviluppo sostenibile, sempre, che permettano appunto di migliorare le condizioni sia in Italia, per i migranti e per gli italiani, sia nei paesi di origine, ok? Cerchiamo un pochino di ragionare insieme, magari avete già sicuramente, soprattutto le persone migranti, gli stranieri che partecipano a questi incontri, mantengono sicuramente dei legami con i loro paesi di origine. Magari hanno anche avuto la possibilità di mandare soldi a casa, di realizzare qualcosa nel loro paese. Ok? Magari insieme è possibile cercare di ragionare sulla possibilità di progettare qualcosa anche di bello, di grande, di strutturato, no? Che permetta appunto delle azioni di sviluppo sostenibile che possano aiutare i migranti e gli italiani allo stesso tempo. Ok, ho cercato un pochino di semplificare, adesso cerchiamo di entrare un pochino nel pieno, ecco, di questa riflessione, di questo ragionamento, insieme con due rappresentanti di due associazioni. Uno è Pierre Moncam, dell'associazione Movimento Sviluppo e Pace. Ciao Pierre. E l'altro è Frank Dongmo, dell'associazione Ingegneri Africani. Ok? A entrambi, iniziamo con Pierre Moncam e poi seguirà Frank, chiederò di spiegarci come è nata la vostra associazione, perché è nata la vostra associazione. Come siete riusciti a valorizzare, a dare importanza quindi ai migranti in queste attività di cooperazione che voi fate tra l'Italia e i paesi di origine? Okay. E anche quale effetto queste attività hanno avuto in termini di sensibilizzazione e di educazione alla cittadinanza globale? Okay. Quindi il fatto che siamo cittadini del mondo. Dobbiamo educarci tutti al fatto che siamo cittadini del mondo e non cittadini, no, di un paese solo. Quindi come la vostra associazione e la vostra attività è riuscita ad aiutare anche in questa azione di sensibilizzazione? Vi do 10 minuti a testa, sono le 18:49, e quindi per le 19 termina Pierre, va bene? E poi facciamo iniziare Frank, d'accordo? Ok, Benissimo, vai. grazie, cioè, dell'invito. Sì, boh, io sono attualmente vicepresidente dell'Associazione Movimento Sviluppo e Pace, che è un'associazione, penso, abbastanza storica perché è stato realizzato, creato nel 1968, quindi ha più di 50 anni. Io ebbi così anche l'onore, insomma, ecco, di fare parte pochi anni dopo la sua creazione, in quanto quando sono venuto qui a Torino per l'università ho conosciuto questa associazione che mi ha accolto e che ci ha accolto perché anche in quel periodo lavorava molto con la diocesi di Torino, con il servizio di Gesù nel Terzo Mondo, e nell'ambito anche di questo aveva un servizio che accoglieva gli immigrati e che si chiamava CISCAST. Io praticamente quando ho cominciato i miei corsi universitari nel 76, allora feci parte, cominciavo a frequentare e subito dopo, cominciando soprattutto a occuparmi, insomma, ecco, di accoglienza degli immigrati, insomma, praticamente, che in quel periodo, cioè, non eravamo così tanti come siamo oggi.
posso dire che qui a Torino, per esempio, noi ci conosciamo tutti, insomma, ecco, tutti gli immigrati, perché la maggior parte eravamo studenti universitari e quindi ci incontravamo o chi è al Politecnico, chi al Palazzo Nuovo, che è la facoltà, insomma, delle scienze umanistiche e così via. Io però dico, ebbi anche la fortuna che mentre facevo i miei studi, che era soprattutto quella di scienze politiche, quindi scienze politiche, relazioni internazionali, ecco, questi argomenti mi interessavano ancora molto, molto di più. Ebbi così anche la fortuna di essere accolto subito. E mi affidarono già anche delle missioni nei paesi del terzo mondo, cosiddetto, insomma, cioè quindi la mia prima missione fu, non so, potrei dire Capoverde, Senegal, Guinea, Bissau e poi in seguito in altri, anche altri paesi. Io so, quindi mi sono occupato un po' anche dei progetti, insomma, di sviluppo. Ero invitato, insomma, spesso anche nelle scuole a parlare, insomma, della realtà nord-sud del mondo. Ebbi anche la fortuna che in quel periodo c'era anche la Commissione europea che stava aprendosi e favorendo anche la collaborazione con le ONG. Infatti anche la mia tesi, insomma, ecco, fu sono proprio su questa cooperazione, apertura della Commissione europea e il nostro mondo delle ONG. Poi in seguito, poi allargandosi sempre di più, insomma, con le attività dell'associazione, io mi sono occupato molto particolarmente di quella che era l'educazione allo sviluppo. E non solamente nell'ambito scolastico, perché secondo me anche educare all'opinione pubblica allo sviluppo voleva dire abbracciare non solamente quello dei più giovani, ma anche quello del mondo delle associazioni, del lavoro, delle chiese, eccetera. E poi personalmente mi interessava anche fare conoscere le culture dei paesi dell'Africa e soprattutto realizzando delle mostre di un certo valore, insomma, così, che non fosse solamente allestito nelle scuole oppure in qualche oratorio, ma anche dei musei, cioè non so, delle grosse piazze dove la gente comune, insomma, potesse visitare, potrei dire per esempio, per quasi 4 anni o 6 anni, ogni 2 anni noi facciamo anche delle mostre, una delle quali, la più importante, io penso che fosse il Negri Pub, che era l'immagine dei neri nella pubblicità negli ultimi 200 anni. Quindi abbiamo portato qui a Torino dei manifesti che partivano dalla tratta degli schiavi fino ai famosi Benetton, cioè così i bambini sono colorati, sono per vendere, sono fare tante cose. E poi c'è stato realizzato, e questo qui penso l'avevamo realizzato qui a Torino presso la promotrice delle belle arti, e penso anche la RAI ne diede anche molta visibilità a questa nostra mostra, che durò per quasi un mese qui alla promotrice delle belle arti e che poi fu anche esposta in altre città italiane. Poi l'immagine dei neri nella cultura popolare occidentale, questa qui fu anche un'altra, e sulle orme degli schiavi di ieri e di oggi. Poi un'altra iniziativa che io penso che ebbe anche molto successo
era quello di formare i bibliotecari. Bibliotecari, insomma, cioè creare, insomma, cioè la biblioteca come luogo di mediazione interculturale. E penso, insomma, su questo ebbe anche molto, molto successo, perché solo qui nella regione Piemonte doveva formare circa 200 bibliotecari civici, cioè quindi, cioè, con l'aiuto della regione del Piemonte, che posso dirvi che all'inizio erano un po' scettici, poi per quasi 3 anni di seguito si mandarono, insomma, delle bibliotecarie che formammo proprio, insomma, così, conoscere le letterature del mondo, insomma, cioè la storia delle migrazioni, e approcciarsi, insomma, anche, insomma, ecco, su altre culture che in Italia, insomma, diciamo, non si sapeva, di cui non si sapeva tanto, tanto. E io penso, insomma, che l'aver in momento sviluppo e pace accettato, insomma, di lavorare, oppure di avere al suo interno degli immigrati, insomma, ecco, questo era stato anche in quel periodo una cosa, penso, molto nuova, perché, diciamo, oggi posso dire la nostra associazione ha il 10% che sono di origine immigrata, da migrazione. E io sono da più, insomma, ecco, più di 30 anni, insomma, che io occupo un ruolo, insomma, di dirigente, insomma, di responsabilità all'interno, insomma, di questa associazione. Siamo come organismi, come accennavo prima, non siamo solamente di educazione allo sviluppo, però siamo anche una ONG di cooperazione, in quanto in questi 50 anni siamo intervenuti in più di 40 paesi, nei 3 continenti, America Latina, Africa, Asia, e di sensibilizzazione soprattutto qui in Europa. Avendo fatto parte, quando c'erano ancora delle delegazioni dell'ONG presso la Commissione europea, io sono rappresentante per diversi anni le ONG italiane presso il Consiglio d'Europa, e quindi, insomma, in quell'ambito lì abbiamo dibattuto questo che chiamate oggi il mondo globale, insomma, l'educazione globale, e la lotta al razzismo e diverse altre cose che abbiamo poi portato e condiviso con gli altri organismi soci, insomma, quindi di tutte le formazioni, sono anche di tutti i gruppi che abbiamo, cioè dico della Fox, Gypsy e Coaches, quelle che sono le più grosse, diciamo, federazioni che abbiamo in Italia, insomma, in questo momento. Penso, so che i miei minuti sono finiti, quindi lascio. Bravissimo, precisissimo, proprio Sì, spaccato il minuto. Grazie Pierre, grazie penso mille. che anche Frank, io dal nome sembra che sia camerunese, anche lui, se non mi sbaglio. Sì. Infatti stavo per chiedervi di dirci anche la vostra terra d'origine qual era, anche se si poteva un po' Sì, quindi sono, già indovinare. detto, sono camerunese di origine, sì, ok. Eh sì, assolutamente, Allora, concordo. lasciamo questi 10 minuti anche a Frank e Ok. intanto tutti quanti che stiamo ascoltando elaboriamo domande, curiosità e quant'altro. Ok. Allora, vi cercherò di rispettare anch'io i tempi. Intanto, buonasera a tutti e ringrazio Pierre Moncan per la parola che mi ha concesso. Io, come ha già descritto prima Cecilia, io sono Fran Dommo, segretario generale dell'Associazione Ingegneri Africani, che principalmente è un'associazione che esiste dal 2007, un'organizzazione di promozione sociale creata da laureandi e laureati delle università italiane all'epoca, perché anche oggi abbiamo vari membri da vari paesi, quindi non più solo laureati italiani, gente che ormai è entrato anche nel mercato italiano a tutti gli effetti e anche nel mercato internazionale.
E siamo nati con l'idea di essere una piattaforma di interscambio e condivisione di esperienze tra figure professionali, principalmente per il sostegno di progetti di sviluppo in Africa e successivamente anche per progetti di promozione sociale e sviluppo sostenibile anche sul territorio italiano. È una sezione di cui componenti è fatta all'incirca di 40% di donne e a 20 accettati all'incirca con gente proveniente da vari paesi, tra i quali Camerun, Kenya, Ghana e anche Nigeria in passato. Abbiamo un po' di collaboratori italiani e abbiamo molti membri che si trovano in questo momento dislocati in vari paesi, perché questo ci dà una grossa possibilità per coprire proprio fisicamente i territori dove andiamo ad agire, perché non agiamo solo sul territorio italiano oppure nei paesi di provenienza. Svolgiamo principalmente attività di formazione tecnica, di amministrazione di progetti di sviluppo, di cooperazione allo sviluppo e progettazione o realizzazione di installazioni di sistemi solari, idrici, sistemi basati su fonti di energie comunque rinnovabili. Allora, in realtà, se ci facciamo una riflessione, nel mondo di oggi, che è caratterizzato da una mobilità e un'interconnessione crescenti, le già sue rivestono un ruolo molto importante nel dialogo mondiale sulla migrazione e la cooperazione allo sviluppo. Definiamo alcuni concetti. Cosa si intende per sviluppo sostenibile? In realtà non è che un modo di organizzare la società dove viviamo, è un modo di permettere di essere sul lungo termine continuativo, implicando di tenere conto degli imperativi presenti ma anche futuri, come la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, l'equità sociale oppure economica. E in questo contesto l'AIA lavora in sinergia con privati, organizzazioni, di cui alcune presenti qui che vedo nel video, per realizzare attività di sviluppo sostenibile, trasferimento della conoscenza, trasferimento della tecnologia, visto che il nostro background è fatto di molti esperti nei settori tecnici e scientifici, informatici, geologhi, ingegneri meccanici, energetici, piuttosto che chimici. E i nostri progetti consistono soprattutto per quelli che sono all'estero, hanno come scopo finale il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di zone rurali in Africa. E in Italia seguiamo anche con molta cura la migrazione circolare, perché sono temi sui quali siamo molto attenti da anni. Ad esempio, visto che nel 2009 abbiamo partecipato a un'iniziativa promossa dal professore Sorel Amé, svolta a Senigallia, nelle Marche, che era un symposium con nome AVOIR, il cui acronimo rappresentava azioni volontarie e organizzative per favorire il ritorno volontario, che era una cosa organizzata per sensibilizzare e informare la gente sul vantaggio del ritorno volontario, principalmente dei studenti o laureati della parte subsahariana africana, nei paesi di origine, per trasferire le loro conoscenze e portare quello che hanno imparato in Italia. Allora, se ci pensiamo anche, vedendo un po' il mondo ad oggi, non si può pensare all'Italia o i migranti in Italia come cosa unica. Dobbiamo pensarla a una cosa globale. Il mondo adesso è unico. Dobbiamo ragionare sulle nostre azioni e sugli impatti che può avere sia laddove ci troviamo, quindi noi in Italia, ma anche, come ha detto prima Cecilia, sui vantaggi che può portare nei paesi di origine. In tal senso abbiamo fatto noi molte iniziative, di cui elencherò alcune delle più significative. Abbiamo collaborato, come ho detto prima, con molti enti italiani, ad esempio l'ACS, nel progetto ENTER, che è un progetto che è ancora in corso in Camerun per la realizzazione di infrastrutture idriche in 20 villaggi. E con l'ACS abbiamo anche collaborato nei progetti Ponti e SUF realizzati in Italia, principalmente sull'inclusione sociale ed integrazione. Con la FOCSI abbiamo collaborato in vari progetti, tra i quali uno dei più interessanti, Professionisti Senza Frontiere, fatto in Senegal,
costa d'Avorio e Etiopia per la realizzazione di infrastrutture energetiche per l'agricoltura. E in questo momento stiamo anche collaborando su un progetto che si chiama IPA, Insieme per l'Ambiente, dove nelle scuole di varie regioni italiane stiamo sensibilizzando gli studenti sulla bontà delle scelte ambientali virtuose. E in questo progetto specifico, che ad esempio stiamo collaborando anche col CNR per realizzare delle, come dire, dei materiali didattici o unità didattiche principalmente relativi alle grosse tematiche ambientali che possono essere raccolta differenziata piuttosto che fonti di energie rinnovabili o piuttosto che trattamento dei rifiuti. Abbiamo fatto molte cose simili. Con la FAO abbiamo anche fatto delle cose in passato su un progetto di migrazione internazionale che consentiva ai studenti africani di poter andare a svolgere dei stage nelle sedi dei loro paesi, delle sedi della FAO nei loro paesi di origine. Quindi abbiamo fatto molte iniziative simili, abbiamo collaborato con l'ENEA su vari progetti sull'Enerling, in passato anche con l'OIM nel progetto VUMIDA per la valutazione dei progetti delle donne africane. E in questo momento aggiungerei un progetto molto interessante che stiamo facendo in Camerun, nella parte del litoral, dove stiamo facendo un progetto di addizione d'acqua potabile a base di pompa solare fotovoltaica per fornire l'acqua potabile in un paese, in un villaggio all'incirca di 5.000 abitanti. Quindi segnalerei che in molti progetti svolti in Africa abbiamo fatto non solo la parte tecnica, ma anche una buona parte didattica, dove abbiamo dei collaboratori italiani e anche gente della diaspora che ha proprio svolto delle lezioni e ha spartito delle formazioni tecniche sui vari vantaggi relativi per applicazioni di fonti di energie rinnovabili, ad esempio. Quindi in questo contesto posso dire che l'AIA continua di contribuire enormemente allo sviluppo sostenibile tramite vari progetti nell'ambito della cooperazione internazionale. Io, visto che manca poco, vorrei aggiungere una riflessione, perché ad esempio abbiamo notato una cosa, che alcuni esperti hanno evidenziato il fatto che le associazioni di diaspore nel loro paese di origine e anche in Italia non possono fare nulla se non ci trovano punti di sostegno affidabili per investire le loro risorse e conoscenze pratiche. Quindi io mi chiedo, in tal senso, la nozione di co-sviluppo da cui messa in opera è basata sul concetto di partnership e di dialogo continuo, potrebbe essere una soluzione, come si vede ad esempio in Mali e in Marocco, dove ad esempio lì i migranti già beneficiano di strutture che consentono microprogetti e la creazione di microaziende. Magari pensiamo se delle cose simili potrebbero già essere realizzate in Italia per aprire a maggiori opportunità. Grazie. Grazie mille, Frank, grazie. Allora, vediamo se questi due interventi così stimolanti, diciamo, hanno fatto sorgere qualche domanda tra il pubblico. Facciamo sentire che ci siamo, che non abbiamo fatto dei monologhi. Non siamo timidi. Vero? Ma rompo il ghiaccio io, tanto insomma, del giro. Una domanda a Pierre, che è insomma una grande esperienza da più di 30 anni, no? Mi sembra di aver capito. E quindi la domanda è, lungo tutto questo periodo, rispetto all'inizio, oggi, come vede il coinvolgimento degli immigrati nella cooperazione? Ci sono più opportunità? È cambiato qualcosa in tutti questi anni? Oppure invece è più difficile? E a Frank un'altra domanda, e cioè una cosa che insomma non ho mai approfondito molto. Come vedono i locali i vostri interventi di cooperazione?
quando, non solo in Camerun, anche in altri paesi, quando hanno visto che, tra virgolette, la cooperazione e lo sviluppo non è solo dei bianchi, no? Ma è fatta da altri africani che sono venuti a studiare, a lavorare in Italia e in Europa. Ecco, qual è la percezione che di voi hanno avuto, insomma? Bon, comincio io allora. Bah, io dall'esperienza che ho, ho notato che ci sono diversi giovani persone che sono diplomati qui, che hanno cercato anche di lavorare con nel nostro mondo, sono delle ONG. Molti purtroppo non sono tanto contenti perché già non hanno trovato tanta apertura. E quindi insomma, questo potrebbe essere forse un punto, insomma, diciamo, che io penso che non ha giovato parecchio, insomma, io dell'ONG tradizionale, insomma, ecco, perché io personalmente non ho mai appartenuto a un'associazione che fosse solamente di immigrati, quindi la nostra associazione, come ho detto prima, è mista. Penso, insomma, che da una parte c'è anche una grossa difficoltà oggi, in quanto molti immigrati vorrebbero anche lavorare a favore, insomma, ecco, dei paesi di origine. Purtroppo io posso dire, insomma, che forse in Africa ancora ci sono, io direi soprattutto dell'Africa francofono, c'è ancora molta chiusura, nel senso che per alcuni paesi l'essere qui e cercando di tornare e cercare di cambiare qualche modo, è come se fosse un po' di fumo negli occhi. E soprattutto questo, io dico, della parte politica. Molti, insomma, ecco, scelgono anche di rimanere qui, insomma, proprio anche per quello. Uno potrebbe dire, insomma, come mai, insomma, dopo tanti anni che sei qui, se non sei tornato al tuo paese? Io posso dire, so, che quando ho finito pensavo e credevo, so, di poter mettere già a disposizione del mio paese quanto avevo appreso, e allora anche la cooperazione era molto disponibile a lavorare, so, con i paesi del sud. Però, so, io per esempio in Camerun trovai tutta una chiusura. Però, so, ecco, la mia fortuna, che dicevo, era quello di aver lavorato e di lavorare, insomma, per una ONG aperta che non era solamente limitato al mio paese, ma bensì, come vi ho detto prima, siamo intervenuti in una quarantina di paesi dove ho potuto lavorare tranquillamente, insomma, con i governi, insomma, di quei paesi. E dappertutto dove sono arrivato, cioè, ecco, mi confondevano sempre con uno originale del posto, perché, cioè, non essendo né troppo nero né troppo bianco né troppo, cioè, così, cioè, mi confondevano, cioè, dico, ecco, se, di quale regione sono appartenevo. Quando mi dicevo, sì, io sono di origine camerunese, e molti anche si stupivano come mai, diciamo, un africano alla testa di una ONG italiana. Cioè, io questo, cioè, non capivo. Però, diciamo, questa è stata forse una delle cose più belle che io ho potuto provare nel momento di sviluppo e pace, che mi ha dato questa opportunità. Sicuramente oggi la mentalità è pure anche diversa, insomma, rispetto a noi che venivamo soprattutto per studiare e rientrare. Io vedo molti di giovani che vengono oggi, vengono per trovare un'opportunità di vita qui. E io posso, insomma, so anche nell'ambito dei miei familiari, molti che si sono laureati qui, che purtroppo, insomma, con l'Italia che non apprezza tanto quelli che hanno studiato, che sono formati pur avendo speso tanti soldi, li lasciano andare in Francia, in America Latina, negli Stati Uniti, in Canada o in Germania, insomma, dove sono molto valorizzati. Ecco, questo, insomma, penso dovrebbe anche farci riflettere, far riflettere i tanti politici, anche di questo paese Italia che noi amiamo.
e quindi so, le difficoltà sicuramente ci sono, e io sono comunque sono molto contenta a quanto diceva Frank, che sono realizzate, che hanno creato tante sinergie in tanti settori. Io so dire, in Camerun, sicuramente il mio paese di origine, abbiamo realizzato anche lì tante opere, insomma, diciamo, non so, cioè dico, dal chi conosce Douala, il Collegio della Strada di Douala, insomma, fu un movimento su Cotace, insomma, che lo riapprezzò. La fondazione a luce di Bacan, la visione dell'acqua lì, facciamo noi, insomma, abbiamo realizzato tanti dispensari, molti sono dei quali sostenuti dalle chiese locali, e per citare solo alcuni, insomma, cioè in Capo Verde, come vi ho citato prima, molte opere, insomma, per di lotta contro l'erosione e la conservazione del suolo, sono attività che abbiamo fatto, cioè, dagli anni 80 ad oggi. In questo momento stiamo aprendo una scuola professionale in Ghana. Abbiamo un'attività, insomma, del recupero e trasformazione dei rifiuti urbani a Nanoro in Burkina Faso, cioè, per citare solamente qualche esempio. In America Latina, insomma, con il gruppo, insomma, ecco, di indigeni, cioè in Colombia, nel Monte Caucaso, abbiamo lavorato lì da diversi anni, cioè proprio la conservazione del suolo, l'educazione ambientale, l'agricoltura, e la maggior parte, insomma, di questi progetti li abbiamo fatti sempre valorizzando le risorse umane locali. Sono stati pochi i progetti dove abbiamo inviato, ecco, del personale formato di italiani, bianchi, insomma, comunque in questi paesi, perché anche in questi paesi non dimentichiamo che esistono anche delle persone con delle capacità tecniche che abbiamo e che tante volte, cioè, ecco, si cerca di mandare da qui per insegnare, cioè, quando loro basterebbe magari un po' solamente qualche input, insomma, per poterlo fare e continuare a portare avanti questi progetti. Grazie Pier. Frank. Ok, cercherò di essere breve in realtà. Allora, in merito alla domanda di Andrea, ringrazio. Per esperienza anche personale vissuta, io come riscontro dopo molti progetti che abbiamo svolto e che stiamo svolgendo in Africa, spesso e volentieri, non dico che il sentimento è condiviso, ma il sentimento generale che ne esce è che sicuramente quando vedono dei tecnici provenienti da Italia o da altri paesi, possibilmente di origine africana, c'è un po' più di, come dire, non so se è fiducia o se, non so se è il termine giusto, perché sicuramente loro vedono qualcuno con cui già interfacciarsi facilmente a livello culturale, che questo non è da poco, soprattutto quando devi andare a formare gente sul posto, quando devi andare dei villaggi come in Senegal, veramente ritirati, dove magari come lingua di comunicazione e anche il francese basterebbe, quindi dovresti proprio parlare Wolof, come ci è capitato nel progetto. Sì, usi un traduttore, ce la fai, ma vedi che c'è un po' meno, come dire, la gente è un po' più fiduciosa, va un po' più con tranquillità, più serena, perché vedono qualcuno con cui interfacciarsi a livello culturale, con cui riuscire ad avere delle spiegazioni anche in modo più semplice o basilare, perché magari quelle più tecniche sono non di semplice comprensione. E dal punto di vista anche delle istituzioni c'è un altro approccio, perché abbiamo fatto anche degli incontri istituzionali e lo noti proprio che con dei direttori piuttosto che con gente dei vari ministeri, tu ci parli facilmente, perché loro vedono gente
originari di quei paesi o di qualche altro paese africano vicino, e si fidano un po' di più, perché dicono: questo qui, se torna nel paese, viene sicuramente a portare qualcosa di nuovo. Non entro nel merito di alcuni discorsi politici, dove magari qualcuno potrebbe anche pensare che se vedono tutti europei, per dire tra parentesi, che arrivano lì, vengono a farsi progetti, per qualcuno il pensiero potrebbe essere che questi vengono a fare uno sfruttamento, non pensano a cosa potrebbe essere il seguito. Invece no, noi quando ci vedono, visto che ad esempio dei progetti non si sono proprio di formazioni su degli strumenti loro, come ad esempio in Costa d'Avorio, noi abbiamo formato gente su come usare dei forni a desiccazione, loro sono un po' più fiduciosi, perché alla fine sono forni che usano loro, però gli abbiamo detto come possono migliorare l'uso di quei forni, li abbiamo ripristinati perché avevano dei problemi tecnici e sono più contenti. Nei progetti in Camerun, ad esempio, quando fai una pompa a energia fotovoltaica per fornire l'acqua potabile, in alcuni progetti formiamo gente proprio sull'uso degli apparecchi elettrici, ma gente che è del posto. Quindi loro sono più fiduciosi perché dicono: ma questi qui, se volevano sfruttarci, facevano cose per conto loro, erano tutti, come si dice in Italia, un po' magna magna. In realtà formano gente del posto, magari gente che quelle cose neanche le sapevano prima. Quindi i know-how l'hanno lasciato realmente. Sono molto più fiduciosi e quasi sempre in quei paesi, quando andiamo via, ci dicono: quando tornate per dare un seguito al progetto? E questa è sicuramente la domanda che fanno sempre. E lì entrano alcuni discorsi istituzionali, bisogna capire che nell'ambito di un progetto facciamo quel che si può, ma non sono sempre cose scontate, ci vogliono accordi, ci vogliono anche iniziative reali, ma sicuramente te lo confermo che vedendo gente originaria del posto o di qualche altro paese africano c'è un po' più di apertura, sono sicuramente molto più aperti, quello sì. Soprattutto aggiungerei anche che alcune delle ONG con cui abbiamo collaborato sono gente che hanno anche, come Comi e qualcun altro, hanno già delle sedi sul posto, quindi è anche più facile, perché sono proprio con i loro collaboratori che andiamo poi a interfacciarci, quindi le cose per noi sono anche un po' più semplici. Certo, grazie Frank. Ma grazie. Teniamo a mente anche per i nostri futuri progetti. Ah, ben volentieri. Siamo grati noi. Allora, io non so se avete già altre domande per i nostri primi due relatori. Se no, proviamo a fare un passettino avanti e chiederei a Tana Anglana, che già abbiamo conosciuto nell'incontro sulla comunicazione, di aiutarci un pochino, ecco, a fare chiarezza, ecco, su quello che è il nesso, quindi il collegamento fra le migrazioni e lo sviluppo sostenibile qua e là, quindi nei paesi di origine e nei paesi di accoglienza dei migranti, come appunto i migranti possono partecipare alla cooperazione e allo sviluppo. E poi Tana ha un'esperienza bellissima con il summit delle diaspore, che le chiederei un pochino appunto di raccontarci e di farci capire appunto come questa esperienza ha dato anche una forma ancora più chiara, ecco, di quello che può essere appunto il ruolo della cooperazione attraverso l'impegno anche dei migranti. Va bene? Ti diamo un quarto d'ora, 20 minuti, ce la fai? Ci provo, però ti chiedo di dare un'occhiata al tempo, perché non sono abbastanza precisa come lo sono stati Frank e Pierre, quindi dammi una mano a mantenere i tempi. Innanzitutto buonasera a tutte e tutti, è un piacere ritrovarvi decisamente. Ora, con me vi chiederò di fare uno sforzo, nel senso che faremo un processo all'inverso, passiamo dalla pratica estremamente interessante, importante, per questo ringrazio anche Pierre e Frank per le loro testimonianze, facciamo un passo verso la teoria invece, quindi facciamo una cosa diversa rispetto al solito. Per cui colgo innanzitutto l'invito che ha fatto Frank a chiarire alcuni termini, per cui io partirei con voi, se siete d'accordo, nel chiarire anche che cosa, prima di andare avanti con altri temi, che cosa intendo con cooperazione allo sviluppo
sviluppo e come la spero si intenda sempre più in maniera diffusa. Beh, per quanto riguarda la parola cooperazione, si intende appunto il coinvolgimento e l'azione congiunta di più soggetti, e qua già entriamo nel perché è così importante anche includere la presenza dei migranti. Ah, by the way, mi avevi chiesto, Cecilia, di dire anche i nostri paesi di origine. Il mio paese di origine è l'Etiopia, così anch'io entro nel roster dei migranti che parleranno oggi. Quindi, cooperazione tra diversi attori che possono essere istituzionali, fanno parte della società civile, per società civile intendiamo le associazioni, le ONG, tutte quelle organizzazioni delle persone che vogliono essere attivi nella cooperazione, e quindi potenzialmente anche voi che ci state ascoltando questo pomeriggio, sia nei paesi di origine che di destinazione, in tutto il globo, e tutti questi attori insieme vogliono raggiungere uno scopo, lo scopo dello sviluppo. Ma cosa si intende per sviluppo? Tendenzialmente io vi riporto, non esiste una definizione, diciamo così, per cui siamo tutti d'accordo, io vi riporto quella che sento più giusta, più mia, che è quella anche che è stata elaborata da Amartya Sen, un premio Nobel per l'economia, un economista indiano. Beh, si tratta fondamentalmente di un ampliamento delle opportunità per ciascun individuo, cioè essere liberi dal bisogno. Chiunque deve essere messo nella condizione di condurre una vita sana e di accedere alle risorse necessarie per avere una vita dignitosa. Ora, questo tipo di idea di sviluppo, che è principalmente uno sviluppo umano, non manca anche l'elemento economico, ma è principalmente centrato attorno alla persona, ha quattro principi: quello dell'eguaglianza, della sostenibilità, della produttività, ma anche della partecipazione, perché tutti i soggetti non devono essere solo beneficiari di azioni, ma devono accedere direttamente alle operazioni che migliorano le proprie condizioni di vita. E quindi qui già vedete che sia da un punto di vista geografico che di personaggi, di enti, di organizzazioni, lo spazio per le comunità migranti è chiaramente definito. Ma cerchiamo di capire anche in che modo si connette proprio il fenomeno migratorio con quello della cooperazione allo sviluppo. Beh, qui vi faccio vedere un po' come è cambiata la teoria nel tempo. Prima si pensava che la migrazione fosse solo una conseguenza del mancato sviluppo, mancata crescita, processi di sviluppo falliti, problemi di crisi sia politiche che ambientali che producono i flussi migratori. Fortunatamente cambia nel tempo un po' questa idea che la migrazione sia solo una conseguenza, ma si comincia a guardare alla migrazione in realtà come un'opportunità, appunto come risorse in più che si possono spendere in quel lavoro congiunto di cooperazione per migliorare le condizioni di vita. Per cui si comincia a guardare alle risorse umane, professionali, economiche che hanno i migranti per i programmi della cooperazione, ma anche risorse in più per la gestione proprio del fenomeno migratorio. Molte organizzazioni delle diaspore sono attive, per esempio, nell'accoglienza, nel rendere migliori le condizioni di vita dei nuovi arrivati nei territori di destinazione. Quindi anche risorse in più per programmi di sviluppo dell'inclusione, quindi dei paesi di residenza dei migranti stessi. Se vogliamo fare un approfondimento ancora più teorico, però su questo io vi invito, qualunque cosa non stia dicendo non sia chiara, perché non la sto spiegando bene sicuramente, intervenite e fate domande, quindi non abbiate timore in questo senso. Ancora più da un punto di vista teorico, ci sono per esempio tre macrosistemi, grandi sistemi di idee e di tesi sulla cooperazione allo sviluppo. Il primo è quello che parla di modernizzazione, cioè che cosa si intende? Si intende che se tutti i paesi crescessero o affrontassero le stesse tappe di sviluppo che hanno avuto i paesi occidentali, si migliorerebbe a livello globale. E cosa si pensava in questa teoria? Che la migrazione appunto fosse una conseguenza del mancato sviluppo. E allora quali erano le politiche pensate? Che portando più sviluppo nei paesi ci sarebbe stata meno migrazione.
Da questo punto di vista si è passati alla cosiddetta teoria della dipendenza e la tesi è che la migrazione in realtà contribuisce alla mancanza di sviluppo, cioè tutte le persone che vanno via dai propri paesi di origine levano risorse professionali, intellettuali, economiche e quindi più c'è migrazione meno c'era sviluppo in questa tesi della teoria della dipendenza. Finalmente noi siamo approdati a quella che invece è la teoria del sistema mondo, quelle interconnessioni di cui ci parlavano Frank e Pierre prima, cioè che il mondo è tutto interconnesso, quindi non si può pensare solo che una situazione da una parte abbia delle conseguenze dall'altra, ma tutto è molto collegato. E allora qual è la tesi? Che una migrazione ben gestita possa contribuire allo sviluppo. E quindi la politica conseguente è che tutti dobbiamo lavorare a un miglioramento, una valorizzazione dei migranti stessi per avere maggiore sviluppo sia qui che lì, appunto, come diceva Cecilia, cioè in tutte e due le sponde del percorso migratorio. Ma cosa si intende quindi con valorizzazione? Tendenzialmente ho cercato di semplificare mettendovela in un paio di frasi, cioè la migrazione può contribuire allo sviluppo economico e sociale sia nei paesi di origine che nei paesi di destinazione dei migranti stessi, valorizzando l'impatto positivo che hanno i migranti sulla crescita socio-economica e minimizzando i rischi e gli effetti negativi. Non possiamo raccontare che la migrazione sia solo una storia positiva, ci sono storie anche di sofferenza e di sfruttamento. Quindi, pensando a progetti di migrazione e sviluppo, dobbiamo pensare a ridurre questo lato negativo delle migrazioni e valorizzare quello positivo. Attraverso cosa? Attraverso la valorizzazione del capitale finanziario, il denaro, principalmente le rimesse che i migranti inviano nei paesi di origine, cioè quel risparmio che può essere canalizzato con un effetto moltiplicatore, oppure attraverso il capitale professionale, quindi abbiamo sentito le competenze, Frank ci ha parlato anche dei professionisti nelle diaspore che possono essere impiegati in diversi progetti, quindi competenze a tutti i livelli, alto livello, medio, tecnico semplicemente. E poi il capitale sociale umano, cioè tutte le reti di relazione istituzionali, sociali, che i migranti stessi nella loro vita, nella loro permanenza nel paese di residenza riescono a creare, che possono essere utili. Appunto, sia Pierre che Frank ci parlavano delle relazioni istituzionali che hanno instaurato con il sistema delle università, con il sistema delle strutture religiose. Tutto questo capitale sociale è utile anche ai progetti di cooperazione allo sviluppo e l'abbiamo sentito dalle loro stesse voci. Quindi, qui vi riporto come il sistema delle Nazioni Unite, sembra molto complesso, ma guardate, è molto semplice, in realtà il sistema delle Nazioni Unite stabilisce degli obiettivi per poter fare in modo che alla cooperazione e allo sviluppo si lavori tutti insieme in maniera organica, con armonia, e quindi tra questi obiettivi che le Nazioni Unite hanno stabilito con scadenza del 2030, la cosiddetta Agenda 2030, molti di questi obiettivi parlano di migrazione, principalmente l'obiettivo numero 10, cioè la riduzione delle diseguaglianze, e quindi ancora una volta qua torniamo nell'idea di una gestione del fenomeno migratorio che permetta di valorizzare le risorse dei migranti. Ma come vedete, intorno a questo obiettivo principale ce ne sono tanti che riguardano la salute, la sostenibilità delle città. Abbiamo sentito anche da Cecilia l'importanza del cambiamento climatico e dell'azione che i migranti possono mettere in campo per ridurre i rischi del cambiamento climatico, ma anche dell'eguaglianza di genere, ma dell'eguaglianza in senso assoluto, l'accesso a un sistema di lavoro più equo. Ecco, se volete andare sul sito delle Nazioni Unite e guardare quali sono questi obiettivi di sviluppo sostenibile, vedrete che in tanti si parla di migrazione, dell'importanza della migrazione come elemento trasversale allo sviluppo umano. Certo,
Quello che non troverete probabilmente è qualcosa per cui tutta la comunità internazionale deve lavorare e fare in modo che si pensi ai migranti stessi non soltanto come beneficiari delle azioni di sviluppo, ma come attori. Questo ancora negli obiettivi di sviluppo del millennio non è chiarissimo. Perché in realtà noi possiamo anche mettere una lista di che cosa serve in realtà per mettere insieme dei progetti di migrazione e sviluppo, una sorta di cassetta degli attrezzi per fare progetti di migrazione e sviluppo. E in primo luogo c'è la valorizzazione delle risorse, delle capacità, delle diaspore, quindi devono essere considerati come attori protagonisti. Riconoscimento dei diritti di cittadinanza dei migranti, quindi non più quella che viene definita doppia assenza. Per tanto tempo i migranti non erano considerati né dalle istituzioni dei paesi di origine né dalle istituzioni dei paesi di residenza. Per fare in modo invece che le politiche di migrazione e sviluppo abbiano un peso, è necessario che ci sia una doppia presenza, che siano presi in considerazione dalle istituzioni di entrambi le sponde. Ci vuole una coerenza tra le politiche, non possiamo pensare di cambiare solo la cooperazione allo sviluppo, deve cambiare un po' l'idea che abbiamo in assoluto della questione migratoria e quindi anche le politiche che gestiscono i fenomeni migratori. Lavorare molto con la cooperazione decentrata, voi avete molti contatti con i comuni, le regioni, con gli enti locali probabilmente che sono i primi interlocutori istituzionali che avete e quindi bisogna promuovere il rapporto con questi enti locali e fare in modo che ci sia lo stesso tipo di coinvolgimento degli enti locali anche nei paesi di origine dei migranti stessi. E dopodiché la cosa più importante, la partecipazione. Ci deve essere un senso di appartenenza ai progetti che viene soltanto quando nei progetti di cooperazione allo sviluppo i migranti sono coinvolti dall'inizio. Lavorare all'idea del progetto, all'implementazione, al monitoraggio. E questo a cosa ci servirebbe? Ci servirebbe a fare in modo che le diaspore possano, le diaspore, tenete presente, da sempre sono attori di sviluppo. La migrazione è già una strategia di lotta contro la povertà. Quindi diciamo che la novità è più per chi lavora da un tempo nel settore della cooperazione allo sviluppo, e la novità è fare in modo che questa questo spontaneo contributo alla crescita sia molto più strutturato e gestito meglio, perché le diaspore possono rispondere ai bisogni sociali dei gruppi di migranti che hanno delle vulnerabilità, che sono a rischio, e quindi possono supportare queste persone, possono lavorare al cambiamento della narrazione, perché persone come Pierre e come Frank cambiano l'immagine dei migranti anche nei territori di destinazione. Non sono più visti come tutti migranti uguali e bisognosi, ma si tratta di persone che invece hanno delle risorse che mettono a disposizione e che migliorano anche il sistema della cooperazione italiana, per dire. Ma possiamo andare avanti pensando alla mobilitazione delle professionalità, lo abbiamo sentito, ma anche la ricostruzione in situazioni di fragilità. Io ho lavorato molto, per esempio, con la diaspora somala e la ricostruzione anche di paesi dove ci sono dei conflitti in corso. La valorizzazione delle rimesse, lo abbiamo già detto, è una risorsa molto importante per la cooperazione allo sviluppo, perché può contribuire, essere unita alle risorse economiche, quindi ai denari che la cooperazione mette insieme, per massimizzare l'impatto dei progetti. E poi lavorare anche all'occupazione e allo sviluppo locale, ce l'hanno detto chiaramente poco fa, hanno creato con i loro progetti, sia Pierre che Frank, hanno creato impiego, hanno creato lavoro nei paesi di origine e hanno fatto in modo che ci fosse anche una sostenibilità dei loro progetti. Però parliamo sempre di diaspore. Voi, per esempio, le persone con background migratorio che ci stanno ascoltando, vi sentite diaspore? Sapete cosa si intende normalmente per diaspore? Beh, in realtà non è la stessa cosa che parlare di migranti, non c'è una sovrapposizione. Quando parliamo di diaspore, in genere soprattutto legate alla cooperazione e allo sviluppo, parliamo di comunità che si uniscono attraverso
molti e diversi elementi che scelgono per identificarsi. Può essere il paese di origine, ma non necessariamente. Può essere anche un'esperienza comune, può essere una lotta per un cambiamento politico. Pensiamo per esempio alle nuove generazioni, che qui in Italia stanno combattendo per esempio per il cambiamento della legge sulla cittadinanza. Quindi parliamo di persone che sono legate da elementi che sono scelti, ed è un'identità, questi elementi scelti fanno, creano un forte legame di identità fra le persone. Però è anche fluido, nel senso non sempre dobbiamo essere pensati o immaginati solo come migranti, siamo anche ingegneri, siamo anche professionisti della cooperazione e quindi abbiamo un'identità fluida. Ma la cosa importantissima è che abbiamo anche dei legami transnazionali, cioè abbiamo dei legami che vanno oltre i confini di un solo paese, e questo è un elemento molto importante. Poi mi direte se vi riconoscete in questo tipo di definizione oppure pensate che non sia valida per voi, per esempio. Anna, un elemento molto importante, sì? Chi è? Minuti, sono Cecilia. Eccoci. Dicevi? 5 minuti, così ti 5 minuti. E allora, dell'associazionismo avete già parlato negli altri incontri, quindi saltiamo assolutamente alcune parti. Vi racconto, per quanto riguarda per esempio la situazione italiana, l'importanza che hanno le organizzazioni delle diaspore, ma anche quante difficoltà vivono. Ci sono moltissime sfide e le sfide, vi ho dato anche un'indicazione di dove potete trovare una mappatura delle associazioni dei migranti e delle diaspore, sia sul sito del Summit Nazionale delle Diaspore che sul portale Integrazione Migranti del Ministero del Lavoro. Dicevo, ci sono molte sfide e molte difficoltà, sfide interne, questioni di leadership, di riuscire a mantenere insieme la vita di un'associazione. Spesso parliamo di volontariato e il volontariato ha un costo molto alto in termini di tempi e di energie e di lavoro, quindi non sempre queste associazioni riescono a essere, a mantenersi vive nel tempo. Quindi ci sono molte sfide, ma vi manderemo anche magari queste slide e potrete scorrerle fra di voi. Ora, cosa è cambiato in Italia? Perché per esempio la domanda che faceva Andrea a Pierre è molto definita. Secondo te è cambiato qualcosa? Io vi racconto una cosa molto importante che è cambiata negli ultimi anni. È cambiata la legge sulla cooperazione allo sviluppo. Ora, con la nuova legge alla cooperazione allo sviluppo, i migranti sono riconosciuti ufficialmente come attori della cooperazione. Da una parte, con la presenza in un ente che da consiglio al Ministero degli Affari Esteri, che è il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, ci sono due membri seduti al tavolo in rappresentanza delle diaspore, e dall'altra un accesso diretto ai finanziamenti della cooperazione allo sviluppo, con una serie di difficoltà, perché bisogna avere molta esperienza e rispondere a determinati requisiti, ma è una cosa che prima non si poteva fare. Cosa è successo all'interno del Consiglio nazionale? Che si è creato un tavolo migrazioni e sviluppo, che ha pensato di dare vita a un progetto, che è quello del Summit Nazionale delle Diaspore. Qual era lo scopo di questo progetto? Di cercare di portare l'informazione di questo cambiamento importante della legge sulla cooperazione direttamente alle associazioni delle diaspore. Qua ve l'ho fatto vedere come una sorta di cerniera, unire le istituzioni con la realtà delle associazioni sul territorio, perché un cambiamento istituzionale non sempre viene conosciuto dalle associazioni stesse. Quindi spiegare le novità di questa legge, cercare di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle diaspore alla cooperazione e cercare di accompagnarle a un percorso di crescita, quindi di avere quelle competenze e quei criteri che permettano poi di essere inclusi direttamente nelle attività della cooperazione italiana. Quali sono le attività che abbiamo svolto con questo summit, a cui ha partecipato anche Andrea, non ero da sola? Allora, ve lo cerco di spiegare con il motto, che è quello di esserci, conoscersi e costruire. Esserci innanzitutto, come vi dicevo, informare e dare
quanto più possibile informazioni e strumenti alle associazioni delle diaspore per poter avere accesso ai bandi e rispondere ai criteri di ammissibilità della cooperazione italiana. Dopodiché raccogliere informazioni anche dalle diaspore stesse, di capire come è possibile migliorare la strategia della cooperazione, e questo farlo attraverso i due rappresentanti al Consiglio nazionale che parlano direttamente con le istituzioni. Poi conoscersi, perché bisogna anche fare in modo che tutti quei partner italiani, le ONG, il settore privato, le istituzioni locali, vi conoscano, conoscano la realtà delle associazioni. Per cui cercare di fare una mappatura, dare una lista di associazioni, quali sono le loro competenze, e creare anche una facilitazione di partnership tra le ONG italiane e le associazioni della diaspora, quindi creare una conoscenza reciproca per dare vita poi a delle collaborazioni. Però per fare questo è necessario anche lavorare a un rafforzamento delle competenze, formare i migranti che lo fanno in maniera volontaria e sacrificando il loro tempo, che quindi hanno bisogno anche di un supporto in termini di conoscenze, quindi formare le associazioni che non hanno questa possibilità di farlo autonomamente, e dopodiché costruire, creare un dialogo permanente con le associazioni attraverso quello che speriamo si potrà concretizzare nel prossimo futuro, cioè un forum nazionale delle diaspore, un meccanismo di rappresentanza delle diaspore a livello prima regionale e poi nazionale, in modo tale da creare un coordinamento e fare in modo che la voce stessa delle diaspore sia forte, coordinata, e speriamo che abbia anche un impatto sulle politiche. Ora, io mi fermo qui, ho fatto una corsa adesso, sperando di essere stata nei tempi. Messo il turbo da quando ti ho dato gli ultimi 5 minuti. E quindi sono stata sicuramente ancora meno chiara, quindi mi aspetto le vostre domande. Grazie comunque di questo tempo. È stata chiarissima, comunque le domande sono sempre le benvenute. Li ho tramortiti, credo, e quindi... Buonasera, sono Maria Marta Farfan e me ne occupo di immigrazione e di cittadinanza. Mi è sembrata molto, ma molto interessante la relazione di Tana, anche perché ci sono elementi che, e ambiti che non conoscevo. Quindi riconosco che la questione della diaspora è una questione molto importante. Noi sappiamo, almeno io ho lavorato con molte persone che hanno vissuto la questione della diaspora, per esempio capoverdiana, o comunque la diaspora delle donne che venivano da paesi che poi hanno creato delle situazioni di convergenza per quanto riguarda la propria natura etnica, e quindi si sono creati, si sono raggruppati o raggruppate, e quindi lì hanno, diciamo così, fatto una serie di azioni relative alla propria situazione. Avevo compreso che la diaspora può essere costituita da persone che hanno un interesse comune, che non sempre coincidono con la nazionalità o con l'associazionismo al quale appartengono. E questo mi sembra una cosa molto interessante, perché mi sembra un'apertura molto ampia per poter affrontare tantissimi temi che il mondo delle migrazioni oggi ci porta sul tavolo, e che purtroppo non sempre possiamo dare una risposta. In particolare oggi, dove la situazione è molto, molto chiusa, dove le informazioni sono sbagliate o erronee, e quindi il mondo della migrazione viene visto sempre come una problematica. Il fatto che ci sia, non so se ho compreso bene, comunque sia un contesto molto più ampio, dove ci siano possibilità di interazioni
tra i vari gruppi e tra le varie persone che vivono una situazione similare mi sembra una cosa molto importante, per cui faccio i miei complimenti non soltanto a chi ha partecipato e quindi ai due oratori, ma faccio un complimento molto importante anche a Tana che almeno a me ha aperto, diciamo così, una visione nuova che mi piacerebbe ancora approfondire. Ringrazio molto. Marta, mi permetto di darti del tu, spero che non ti dispiaccia. Hai colto un elemento molto importante, però non da tutti è accettato. Ci sono molte ragazzi delle nuove generazioni che, per esempio, non vogliono essere chiamati diaspore. Diciamo che è un termine che è utilizzato più per gli addetti ai lavori, una sorta di scorciatoia per poterci riferire tutti, diciamo così, a un bacino che abbia degli elementi comuni. Però, per esempio, anche Frank fa parte di AIA, che è composta da persone con diverse provenienze, diciamo, hanno un obiettivo comune che è quello di portare l'innovazione tecnologica allo sviluppo in paesi che ne hanno bisogno. Quindi coglie assolutamente un elemento importante che ci permette di lavorare a più ampio raggio, come hai detto, esatto. Grazie, comunque. Dico soltanto una sola cosa, che è vero quello che hai detto, perché oggi le nuove generazioni non si considerano, diciamo così, appartenenti a un'identità culturale diversa da quella italiana. Cioè, quindi si sentono italiani, per cui quando si parlano molte volte di temi all'interno delle associazioni, di temi delle migrazioni, loro sono come fuori, perché hanno vissuto, hanno studiato, partecipano come tutti gli altri ragazzi alla società dove vivono di accoglienza in Italia, in altri paesi, con più o meno difficoltà, per cui questi temi molte volte non si vogliono sentire tanto, cioè quindi non voglio partecipare a una situazione che però non mi appartiene, perché non sono mai andata nel mio paese, perché non conosco la mia realtà vera, cioè quindi non sono mai. E quindi questo non so se è un bene o no. Mantenere ancora questa identità culturale che è importante, ma non tutti, i ragazzi in particolare oggi, vogliono sentirsi diversi da quelli che appartengono alla loro stessa, come dire, età e al loro stesso contesto culturale e sociale. Non so se c'è qualcuno di nuova generazione tra chi ci ascolta che potrebbe anche partecipare a questo dibattito, sarebbe interessante. Io posso aggiungere solo una piccola cosa, nel senso che quando ero giovane ero una nuova generazione anch'io qua in Italia, poi certo, è cambiato tutto, certo. rapidamente. Però è quasi naturale un passaggio prima di cercare di spogliarsi delle differenze per facilitare il processo di inclusione, no? È quasi un processo necessario per dare spazio alla propria identità, di non essere schiacciata soltanto dal tema delle origini. Poi piano piano si comincia invece ad avere più un senso di completezza. Un giovane deve affrontare già una quantità di difficoltà per potersi affermare nella società, quindi si cerca di semplificare elevando alcune cose e crescendo invece quegli elementi del background del paese di origine o di anche semplicemente diversità culturale che si respira nelle nostre vite plurali, perché siamo appunto compresenti in diversi territori, diventa sempre una componente che arricchisce un'identità che è più stabilita. Quindi io non direi che c'è un bene o un male nell'intraprendere una scelta che sia quanto più consona alla propria affermazione della propria identità. E poi c'è tempo. E poi, come dice anche Tahar Lamri, che è uno scrittore che io amo molto, che vive a Ravenna, dice spesso che non dobbiamo pensare alla migrazione come una malattia ereditaria.
perché spesso c'è anche lo stigma. E quindi è vero che molti ragazzi giovani non sentono di dover portare questo elemento, questo tratto, e secondo me dovrebbero essere liberissimi di pensarla così. Volevo, se è possibile, intervenire. Posso? Allora, volevo riportare un attimo l'attenzione sull'educazione alla mondialità nelle scuole, ecco, sarà per deformazione professionale, sono un'insegnante e sono in questo corso come rappresentante dell'ufficio Migrantes della diocesi di Latina. E, intanto devo ringraziare i due relatori per le cose molto interessanti che hanno detto, e anche la signora Tana, complimenti per quello che ci ha detto, molto chiaro e molto interessante. E, volevo dire questa cosa rispetto alle nuove generazioni, rispetto alla percezione che oggi si ha dei migranti, no? E purtroppo, come diceva il signor Pier, mi sembra prima, diceva che all'epoca molti venivano per studiare, c'era una diversa percezione del migrante, eccetera. La realtà che purtroppo noi viviamo, almeno da parte nostra, l'osservatorio nostro nel territorio pontino, è di appunto migranti che, come diceva qualcuno, sono venuti per cambiare la propria vita, per migliorare, vogliono lavorare, diciamo, è una percezione, è una percentuale molto minima di ragazzi che studiano, di studenti che vanno all'università. Questa è una percezione che non so se qualcuno può confermare che abita nel territorio pontino. Quindi per poter far uscire questo che voi oggi ci avete presentato, questa ricchezza di migranti che non solo hanno studiato, si sono realizzati e parlano molto meglio l'italiano di qualsiasi italiano nato in Italia, anche devo dire, e, come si può fare per portare questa conoscenza fuori dagli ambienti degli addetti ai lavori? Perché riflettevo tanto su questo, no? Adesso noi stiamo partecipando perché attraverso vari canali abbiamo avuto la possibilità di partecipare a questo corso, però come sempre la stragrande realtà pontina, sia delle scuole, sia delle istituzioni, sia dei media, giornalisti, persone, forze dell'ordine, persone che evidentemente sono rimaste a una percezione dell'immigrazione che non è più quella reale, come si fa per arrivare anche a loro? Allora, nelle scuole, la realtà di educazione alla mondialità, allo sviluppo nelle scuole, cioè, questo progetto è nato, no, anche per andare nelle scuole a parlare, eccetera. Ecco, che riscontro avete avuto voi dalle scuole quando andate a portare queste tematiche? Cioè, tutte le tematiche che ci state proponendo a noi, l'avete anche proposte nelle scuole? Cioè, quello che noi abbiamo ascoltato, lo hanno ascoltato anche i ragazzi, i nostri ragazzi del territorio pontino, nelle scuole? Perché se non riusciamo a cambiare la mentalità dei giovani, diciamo, ci sarà ben poco da fare, no? Rispetto all'integrazione e all'inclusione. Allora, una prima domanda era questa: come si sta, quali sono le valutazioni che voi avete portato rispetto a questo progetto che voi avete fatto in questi anni nelle scuole? Se c'è questa percezione da parte dei ragazzi di come si sta sviluppando l'immigrazione, oppure che tipo di valutazione, che tipo di risultati avete ottenuto rispetto a questo progetto? E poi ecco, quello che dicevo prima, le generazioni di migranti che stanno arrivando oggi, non so se purtroppo o per non so, sono molte persone che cercano lavoro, che cercano di migliorare la propria vita, e poche che riescono a diciamo entrare nelle associazioni con questo protagonismo e con questa competenza che avete dimostrato voi oggi. Certo, ci vuole tempo, ci vuole lavoro, ci vogliono capacità e ci vuole anche sostegno economico, no? Quindi come si fa diciamo a equilibrare questo? Io non so se mi sono spiegata, però spero di essermi spiegata. Ecco, questi miei due grandi dubbi sulla scuola e sulla nuova
ondata, non lo so come chiamarla, nuova immigrazione, che però non ha, non vedo queste competenze, anche la possibilità di formarsi come avete avuto voi, ecco, perdonate l'ingarbugliamento, però diciamo sono queste due cose che mi premono. Grazie. Grazie Lorenza. Intanto ti ringrazio anche perché ci introduci poi ai successivi interventi che toccheranno proprio il tema dell'educazione alla cittadinanza globale. Io ti dico brevemente un pochino l'esperienza del progetto GetUp, che appunto è entrato all'interno di queste 10 scuole superiori incontrando 40 classi tra la terza e la quinta superiore in questi ultimi 2 anni. E i temi che abbiamo affrontato sono stati proprio questi, i temi dello sviluppo sostenibile prima, delle migrazioni, della cooperazione allo sviluppo e del ruolo dei migranti nella cooperazione allo sviluppo. Quindi sì, abbiamo cercato un pochino di scardinare stereotipi, cercando anche di cogliere quelle che sono proprio anche le percezioni un po' dei ragazzi in questo territorio poi così particolare, che effettivamente se dobbiamo paragonarlo a Roma, Torino, in effetti offre poco in termini di chance e opportunità alle nuove generazioni, no? Quindi questo sicuramente è un dato di fatto. Quindi il nostro lavoro, la nostra sfida col GetUp è stata proprio quella di cercare di portare questa piccola innovazione all'interno delle scuole. Non tutte hanno accolto la nostra proposta, ovviamente. Siamo riusciti, diciamo, a raggiungere l'obiettivo del numero di scuole da coinvolgere, ma prima di selezionare queste scuole abbiamo bussato a molte, molte di più di queste, e tante hanno detto no, guarda, non ci interessa, noi dirigenti stessi anche, facciamo altre cose, siete in troppi che venite a proporci attività di questo tipo esterne, ci togliete un po' di equilibrio, no? Nella nostra programmazione didattica annuale, quindi no, grazie. Quindi è difficile anche proprio entrare a parlare di questi temi nelle scuole. L'educazione alla cittadinanza globale, che adesso appunto è diventato un tema anche curricolare, un pochino aiuta in questo. E adesso lascerò appunto la parola anche a Paola Berveglia, che ci spiega un pochino che cosa significa educazione alla cittadinanza globale. Anche Paola ha fatto parte di questo progetto, ha partecipato alla formazione rivolta ai docenti. E, quindi se poi vuoi un approfondimento maggiore sui temi affrontati, puoi andare sul sito www.getup.org, nella sezione risorse utili troverai un po' di materiale informativo in più che entra più nel dettaglio, e poi quando insomma vuoi approfondire, insomma ci sono anche i nostri contatti, per cui senza nessun problema siamo a disposizione, diciamo, per offrire anche ulteriori chiarimenti e approfondimenti. Poi verrà pubblicata appunto questa ricerca realizzata dal CESPI, dove verranno fuori anche un po' di questi risultati, ecco, rispetto a quello che è la percezione anche degli studenti rispetto a queste tematiche, per cui sarà molto interessante anche poi andare a leggersi questi documenti. Verrà tutto pubblicato sul sito e poi vi lascio, diciamo, con un appuntamento che stiamo organizzando per fine luglio, che sarà un festival che si terrà qui a Terracina, verrete tutti informati, dove cercheremo un pochino anche di fare, ecco, il quadro di quello che è stato questo progetto e di dare nuovi spunti, nuovi stimoli di riflessione sul tema appunto della mondialità, dell'interculturalità e delle migrazioni come strumento di sviluppo. Okay? Rispetto agli squilibri che tu vedi fra i diversi flussi migratori, ecco, questo sicuramente è stata anche questa, diciamo, una delle sfide del nostro progetto, lavorare su questo territorio così ancora vergine, diciamo, da questo punto di vista di opportunità date anche ai migranti, sia in termini formativi che professionali, ecco. È proprio questo, lo scopo anche un pochino di questi incontri, il fatto di coinvolgere rappresentanti delle comunità migranti, vuole essere un pochino questo, cercare di stimolare una riflessione anche fra quanti, seppure non addetti ai lavori, seppure non,
specificamente arrivati in Italia, diciamo, con finalità, come dire, di istruzione, ma solo di lavoro, ecco, quanto la loro presenza possa essere utile e possa essere una chiave appunto per lo sviluppo anche dei paesi di origine, così come dei nostri territori. Ecco, questa è un po' la sfida che si è posta il GetUp, è diciamo, stato l'oggetto anche di tanti incontri, tante riflessioni che abbiamo fatto con le istituzioni locali, e il lavoro diciamo è in corso, quindi non è che c'è chiaramente una soluzione, però l'importante è iniziare a parlarne, iniziare a capire che qualcosa può essere fatto in questa direzione. Anche organizzarsi in associazione non è semplice in questo territorio. Tant'è vero che non ce ne sono molte di associazioni di migranti, di diaspore organizzate in questo territorio specifico, ecco. Questo è ciò che offre, insomma, non possiamo cambiare quella che è il background culturale di questo territorio, ma possiamo, come dire, seminare anche partendo appunto dalle giovani generazioni e dalle scuole, e l'educazione della cittadinanza globale speriamo che ci dia una mano, vero Paola? 10 minuti. Perfetto, grazie, è un piacere rivedere alcune persone conosciute tanti anni fa, vedo Pier che ride, devo dire quando Andrea mi ha detto, dice guarda c'è anche Pier, ho detto ma dai, va bene. Okay, hanno questo. I capelli meno bianchi. Esattamente, bravo, esattamente, ci siamo fatti tutti grandi, è un po' questa la storia, che infatti è il sottotitolo, diciamo, di questo nostro incontro, che per un verso trovo sia bellissimo, e nel senso che anche la continuità, Cecilia, che state dando a questo progetto, iniziato quando tu avevi una bambina di meno, peraltro, sempre per rendere le cose anche, appunto, anzi due, giusto, perché la prima era nel pancione e la seconda ancora doveva venire. No, nel senso che ovviamente questa storia è bella perché incrocia le nostre vite, e questo mi sembra che rimanga una dimensione assolutamente primaria e fondamentale. Quindi per rispondere a Lorenza sul come si entra, come ci si sostiene, al di là diciamo degli aspetti istituzionali, degli strumenti di cui adesso parlerò brevemente, ma c'è sicuramente la parte relazionale di cui parlava bene Tana prima, e che comunque è messa, come dire, in luce tanto dall'UNESCO, dalla sociologia, da Bourdieu prima, e poi adesso l'UNESCO dal 2015 in qualche modo ha proprio messo in evidenza come le dimensioni, diciamo, dell'apprendimento includano anche questa socio-emotiva e relazionale come prioritaria, per cui siamo tutelati a tutti gli effetti anche dal punto di vista documentale. Allora, reagisco alle cose che sono state dette più che fare un discorso, diciamo, organico, perché mi sembra molto importante questo approccio che oggi si è dato, che è quello non più di parlare di, ma di parlare con, intanto, che è una cosa essenziale, cioè questa separazione che purtroppo ha continuato a esistere per certi versi tra ONG e associazioni della diaspora o associazioni di migranti, a mio parere deve terminare completamente. Cioè non ha proprio nessun senso di esistere, perché se la cooperazione è a un mondo condiviso, trovo che questa dimensione, diciamo, di separazione non aiuti. Trovo che appunto ciascuno possa probabilmente far risaltare degli elementi che sono peculiari del proprio vissuto, e io ci credo veramente in profondità che i pezzi della nostra storia siano esattamente quello che tendiamo poi a trasferire agli altri, perché altrimenti non passa. E penso quindi che un obiettivo chiaro che GetUp sta in qualche modo, come dire, mettendo a fuoco, e secondo me è importantissimo, è proprio questo aspetto, cioè mettere insieme diaspore, migrazione e cittadini globali. È veramente un sine qua non di qui in avanti. Questo lo dico anche perché sul terreno ci abbiamo lavorato insieme, continuo a lavorarci moltissimo. Io mi trovo per esempio spesso nella difficoltà, quando faccio soprattutto formazione all'interno
dei centri d'accoglienza oppure dentro i centri per l'istruzione degli adulti in cui partecipano buone percentuali di cittadini con background migratorio, la difficoltà spesso è proprio quella di farli sentire cittadini globali prima che di paesi terzi, extracomunitari o quant'altro. Cioè, il punto fondamentale è che probabilmente noi non siamo stati ancora in grado di far passare un'idea di uno spazio comune e condiviso in questo. E quando la reazione, quando per esempio introduciamo questi temi nel curricolare del, per esempio, del CPA, no? Quindi quei corsi che superati, diciamo, i livelli A1 e A2, diciamo, quindi quelli proprio di base, dopo nel passare alla fase successiva, nel B, sono veramente essenziali, perché non si può semplicemente pensare a una dimensione lavorativa senza pensare ad essere cittadini. D'altronde la nostra Costituzione lo chiarisce benissimo già dal primo articolo, quindi per me quest'idea di sviluppo di una coscienza condivisa che va di pari passo con la ricerca del lavoro, la formazione professionale, la formazione dei docenti è proprio un terreno da dissodare, sul quale lavorare da entrambe le parti, perché non sono nemmeno convinta che ci sia dall'altra parte una dimensione, un po' come diceva Tana o Pierre, che sono un po' speciali. Frank non lo conosco personalmente, quindi magari faccio un po' più di fatica, però ecco, lì lo so che c'è una parte di noi che condivide un progetto di vita collettiva in comune, no? È questa la differenza, secondo me, ovunque sia, sia diciamo qui nella nostra Europa, sia nei cosiddetti paesi d'origine, e questo non fa troppa differenza, insomma. Quindi questa dimensione del cittadino globale che va messa a fuoco e si può condividere, e questo diventa anche una dimensione dell'essere, come dire, tutti attivi e ingaggiati su questa storia. Cioè c'è un po' anche su questo una dimensione, e in questo la cittadinanza globale ci spinge adesso verso le nuove teorie della trasformazione, no? E anche le teorie del cambiamento. Alla fine quello sul quale siamo pressati è proprio quello di dire: qual è la mia parte di coinvolgimento in questa storia? Che risorse ci sto mettendo come persona io, no? E come sto lavorando? E in questo effettivamente i ragazzi, per esempio, anche i tanti giovani, ma questo non soltanto giovani, diciamo, di seconde generazioni, anche con gli italiani troviamo la stessa identica situazione. È come se avendo in questa fase un grande bisogno, lo dico com'è, di lavorare, cosa che è stata messa già in evidenza da molti altri relatori, in realtà il punto è che dobbiamo dare una spinta anche proprio nella cittadinanza globale, e infatti l'abbiamo messo nella strategia, per sviluppare una fase che è sicuramente legata alla scuola, all'educazione, anzi adesso nel G20 si sta parlando di transizione dalla scuola al lavoro come punto focale anche per la cittadinanza globale e per lo sviluppo sostenibile, ma come dire, dobbiamo fare attenzione in questo alla dimensione del lavoro, dell'impresa, dell'economia sostenibile, nel senso che anche il progetto Get Up, a cui lavoriamo insieme, ha avuto una forza grossa, perché in qualche modo si rivolgeva proprio a persone che erano concentrate entro certi territori per delle ragioni che bene o male erano socio-lavorative. Allora questo non va considerato come unico obiettivo, ma va però messo a fuoco. No, dobbiamo considerare la dimensione educativa e anche quella del lavoro e quella della comunicazione. Quindi secondo me ci sono molte frontiere che si stanno aprendo rispetto all'esperienza che tutti noi, il gruppo che sta qui, ha maturato, e direi proprio come esperienza di gruppo. Quindi ci sono delle prospettive che effettivamente, partiamo dalla strategia nazionale d'educazione alla cittadinanza globale, Lorenza, questo è proprio, diciamo, riferito allo strumento istituzionale di cui si sta parlando. Allora lì, per esempio, è ormai un documento ufficialmente approvato, l'INDIRE
poco tempo fa continuava a insistere sulla dimensione dello sviluppo sostenibile, dell'educazione allo sviluppo sostenibile, ma non aveva ancora sviluppato un pensiero concreto, per esempio, rispetto ad indicatori specifici per adulti, per esempio, o per, su queste dimensioni lavorative riguardanti l'educazione alla cittadinanza globale. Cioè, se voi guardate il target Agenda 2030 dell'obiettivo 4.7, che è quello che ci riguarda pienamente, noi vedremo che ci sono due tipi di target e sono tutte e due studenti. Quindi questo aspetto, secondo me, è anche, come dire, sfidante. È una parte sul quale noi dobbiamo provare a lavorarci all'interno delle istituzioni scolastiche e anche invece all'esterno, appunto in contesti come questi nostri. Peraltro, siamo in buona compagnia, come sapete l'ASVIS, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, ci dice chiaramente, è stato ribadito più volte, che il 4.7 è il prerequisito per l'acquisizione di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Perché? Perché se io non cambio la mentalità, anche se agisco su un focus specifico di quel che è stato citato, in realtà non pongo delle radici per il futuro, cioè non pongo delle radici per un cambiamento attitudinale e di, come dire, di proprio pilastri in base ai quali io devo prendere la decisione, che invece è essenziale. Quindi continuiamo a sostenere, ripeto, in buona compagnia, che questo elemento è fondamentale. Aggiungo una piccola cosa che è proprio di queste ore. State vedendo sicuramente cosa succede con il G20 per quanto riguarda la questione salute. Mettiamo un attimo da parte questo aspetto, parliamo di quello che sta succedendo con la questione cittadinanza globale ed educazione. Le nostre organizzazioni stanno dialogando con i ministri dell'educazione da questo punto di vista e è molto interessante quello che viene fuori, che divide quello che noi qui cerchiamo d'unire, e ve lo dico un po' in anteprima perché è proprio questione di dibattito di queste ore. Allora, come C20 abbiamo messo l'educazione alla cittadinanza globale in priorità già dall'anno scorso, dove il G20 si teneva in Arabia Saudita, e potete immaginare che cosa significa. Passiamo qui, diventa una delle cinque, diciamo, dei cinque pilastri su cui il C20 sta lavorando. Trasmettiamo delle raccomandazioni che abbiamo raccolto in tutto il mondo, appunto come società civile che fa parte di questo gruppo. Le mettiamo insieme, se poi sarete interessati ve le trasmettiamo, sono 2 pagine e mezzo, non sono di più, perché abbiamo, appunto, avevamo un compito istituzionale di darlo ai ministri dell'educazione. Allora, reagiscono dicendo che molte cose che noi abbiamo suggerito sono assolutamente in linea con le loro cose. Cosa in particolare? La necessità di un accesso equo, quindi il, come dire, il lavoro sulle disparità di genere, sulle pari opportunità in senso di background geografico, economico, sociale, quindi anche loro, per loro è rilevante. È fondamentale la formazione continua. È fondamentale la riformulazione della formazione professionale, è fondamentale la cooperazione multilaterale, al quale è stato riconosciuto un grosso contributo per quanto riguarda l'aspetto educativo, è importante l'educazione allo sviluppo sostenibile, alla sostenibilità in senso lato, quindi quello di cui discutiamo stasera, cosa che poi la conferenza UNESCO che si è tenuta in questi giorni ha esattamente ribadito. Cosa tengono lontano? I temi riguardanti la cooperazione allo sviluppo. Allora, educazione e cooperazione allo sviluppo, su questi temi ancora oggi, sembrano parlare 2 lingue diverse. Allora, Paola, se riesci a chiudere così poi vediamo la chiudo, parola. Non ho soluzioni, io non ho soluzioni, ho soltanto domande a cui, che però
ci sfidano, cioè noi stiamo portando delle idee, delle esperienze, abbiamo almeno altrettanto lavoro da fare in avanti. Mi fermo perché era tutto qua. Grazie mille, grazie, molto interessante. Resta aperta la domanda. Lasciamo la parola a Chiara Cattai. Scusate, siamo un po' in ritardo, quindi cerchiamo di andare veloci veloci. In 10 minuti chiediamo a Chiara qualche testimonianza, ecco, concreta di progetti tra le scuole del cosiddetto Nord e del Sud. Grazie, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Sono molto contenta di essere in, diciamo, di venire dopo tutti questi interventi così ricchi. E mi sono venute tantissime idee ascoltandovi, anche ascoltando le domande, ma cercherò di non stare sui miei appunti, perché sennò prenderei molto più di 10 minuti. E porto la mia testimonianza rispetto a un'esperienza di educazione alla cittadinanza globale e in particolare agli scambi tra scuole. Cerco di condividere gli appunti che ho preparato per essere, appunto, per seguire con voi un po' il filo del discorso e soprattutto per condividere gli ingredienti che, secondo la mia esperienza, fanno degli scambi un'esperienza, diciamo, una buona pratica. Che cosa sono gli scambi tra scuole? Sono un'esperienza di relazione, si è citata molto la relazione, la partecipazione, e davvero gli scambi possono essere un entrare in contatto tra scuole, tra classi, per raccontarsi. E lo si può fare, lo si è fatto attraverso diversi strumenti. E la scrittura, le immagini, le lettere, i disegni, le fotografie, che suona un po' antico, sono appunto come strumenti antichi, e che però fino a qualche anno fa, quando l'accesso a internet, a scuola, non era ancora così frequente come lo è stato in quest'ultimo anno e mezzo soprattutto, ma anche ai social, l'utilizzo della carta, quindi proprio il mandarsi dei messaggi, delle lettere, dei disegni o delle foto, erano degli strumenti di comunicazione. Adesso sicuramente appunto l'accesso a internet cambia un pochino, soprattutto riduce i tempi, e quegli stessi strumenti possono essere messi online e condivisi tra scuole. Inoltre gli scambi tra scuole possono anche essere reali, virtuali, tra docenti, studenti e studentesse, che possono, in rari casi soprattutto i docenti, ma non gli studenti, viaggiare e incontrarsi. Condivido con voi questa fotografia, anzi questo screenshot, che è la prima immagine che mi è venuta in mente quando mi è stato chiesto di passare appunto questa serata con voi. Ed è un momento sincrono di una scuola di Torino, la scuola sulla destra, un istituto, un liceo linguistico, e un liceo in Benin. È vera, nel senso che davvero è stata una foto che abbiamo fatto insieme. Io ho seguito il percorso di educazione alla cittadinanza globale nella scuola di Torino e devo dire che era stato un percorso, anche per rispondere alla domanda della docente intervenuta poco fa, che aveva avuto dei punti di forza ma anche di debolezza. Quello che portano i ragazzi sono spesso criticità. Questo momento in cui la scuola, le due scuole si sono incontrate su Skype, è stato un momento di grande sorpresa e anche di grande emozione. Si sono detti bonjour, dopodiché la connessione è saltata, ci sono state mille interruzioni, vi sentite, non ci sentiamo, ma quel saluto e quel guardarsi, che è proprio il momento della fotografia, è stato un momento reale di scambio e di relazione, perché è stato in qualche modo un iniziare a vedersi come si è, appunto a scuola, e quindi in un luogo omologo, le scuole comunicano tra enti omologhi, in un contesto che è diverso, sicuramente la scuola di Torino, l'ambiente stesso è diverso dall'ambiente fotografato invece nella scuola di Cotonou, ma nel riconoscersi degli studenti e le studentesse in classe. Allora vengono, scusate,
agli ingredienti che secondo appunto la mia esperienza possono far funzionare meglio uno scambio. Qui nel gruppo ci sono rappresentanti di organizzazioni e di associazioni. Io credo che queste realtà abbiano un ruolo di essere ponte. Lo scambio non è automatico. Due scuole che entrano in contatto non comunicano automaticamente, ma ci vuole qualcuno che conosca entrambe le culture. Prima si parlava di ruoli anche delle persone con un'origine di migranti o di anche giovani di seconda generazione che possono essere ponte per facilitare il dialogo. Quindi magari l'idea o la proposta può nascere, spesso succede nei progetti, proprio da enti o organizzazioni competenti sul tema. Un secondo ingrediente, a mio avviso, è il coinvolgimento dei docenti. Gli scambi possono essere un'esperienza importante per le classi, ma è importante che i docenti lo vogliano e che dedichino attenzione, energie, tempo, come per tutti i progetti importanti, pensando alle loro classi, alla loro classe. Un terzo ingrediente è, dopo che si è individuato, beh, innanzitutto individuare a chi proporre lo scambio, e può essere che ci siano dei legami già esistenti. Si parlava di cooperazione decentrata, quindi tra ad esempio comuni che già hanno in atto un gemellaggio. Spesso succede che le scuole di quei due comuni entrino in contatto ed è molto bello perché oltre alla dimensione della classe e della scuola, questo scambio si apre anche alla cittadinanza e quindi magari alle famiglie dei ragazzi coinvolti e ad altri soggetti che possono comunicare portando quello che loro sono, quindi di nuovo soggetti omologhi. A volte si sceglie a chi proporre lo scambio in base alla lingua parlata e quindi anche includendo un percorso curricolare all'interno di una materia che si approfondisce a scuola, utilizzarla anche come lingua veicolare per lo scambio. A volte si riceve la proposta da altre scuole in altre zone del mondo. Un altro ingrediente è progettare e condurre insieme, che non sia una scuola sola, magari la scuola italiana nel nostro caso, che conduce lo scambio, ma scegliere insieme ai docenti dell'altra scuola gemellata gli obiettivi, magari scegliere gli argomenti dello scambio e quali sono gli strumenti più accessibili, gli strumenti più adeguati. Si possono scegliere strumenti in differita inizialmente, magari caricare tutta una serie di materiali e poi il vedersi, considerando che ci sono appunto difficoltà diverse a seconda dei contesti in cui lo scambio si sviluppa. Dedicare tempo adeguato, che è il tempo dell'approfondimento, ma anche quello della scuola partner, e quindi mettersi un po' anche in discussione, mettendo bene a fuoco che si è due o più scuole nello scambio. Utilizzare lo scambio per approfondire argomenti didattici previsti dalle materie. Io credo che sia una grande potenzialità che gli scambi scolastici siano un modo di stare nella realtà e di approfondirla e nell'attualità. E quindi le materie offrono un'infinità di spunti, quindi basta appunto dedicare tempo, creatività e docenti insieme, anche magari con un supporto da parte di chi, magari proprio delle associazioni, delle organizzazioni come quelle che sono state citate poco fa, possono davvero dare un grosso aiuto, sempre in ottica di educazione alla cittadinanza globale, per creare legami con le materie e creare unità di apprendimento nel senso del mettere in valore, capitalizzare quello che si sta facendo anche al servizio di altre docenti, in modo che non sia un'esperienza a partire dallo scambio, non sia un'esperienza sporadica, ma che diventi davvero strutturato anche agli occhi dei ragazzi e delle ragazze, degli altri docenti, della scuola, delle famiglie, un modo, un percorso di appunto per imparare, per conoscere, per approfondire. Infine, ultimi due ingredienti che vorrei condividere.
essere consapevoli delle differenze e insieme essere pronti a rispondere a domande scomode e complesse. Questi forse sono i due elementi a cui tengo di più. Ho messo un'immagine, una fotografia scattata in uno scambio tra docenti, in questo caso erano docenti burkinabè e docenti italiane, piemontesi e lombarde, che si sono incontrati al termine di un progetto di scambio. Il tema di questo scambio erano le migrazioni. Il percorso è stato interessantissimo, i materiali raccolti molti. Un momento critico, ma anche forse il più reale, il più attuale, è stato la raccolta da parte dei ragazzi della loro percezione sulla migrazione. Perché in questo caso i ragazzi burkinabè di tre scuole, in cui i docenti italiani sono tre scuole che hanno visitato, hanno portato delle domande molto scottanti, a cui è difficile rispondere. Io credo che le domande difficili sono quelle che i ragazzi e le ragazze devono poter porre e sulle quali bisogna avere lo spazio per potersi confrontare nella complessità, ad esempio la complessità del fenomeno migratorio, con la differenza dei punti di vista, e che a partire da questo spazio per il confronto, senza eludere gli elementi critici, difficili appunto, si possa costruire insieme un pensiero critico, a partire proprio anche dai punti di vista degli altri. Includere Chiara. Sì, un ultimissimo elemento, si è citato lo stereotipo poco fa, che una degli obiettivi dell'educazione alla cittadinanza globale lavora per decostruire lo stereotipo. Io credo che gli scambi siano un potente mezzo per farlo, ma bisogna appunto essere prepararsi, perché è davvero fondamentale lasciarsi lo spazio per affrontare insieme, ecco, conoscersi e affrontare insieme lo stereotipo reciproco che esiste, non averne paura, ma dotarsi di tutti gli strumenti per poterlo affrontare e costruire insieme. Grazie, grazie mille. L'ultima foto? L'ultima foto è, proprio perché so che ci sono dei docenti presenti, di uno scambio fatto per fortuna di persona, eravamo riusciti ad organizzarlo. Le docenti, questa, la foto in alto a sinistra è in Senegal con docenti italiane e due docenti beninois in visita in una scuola gemella in Lombardia. Bellissimo, molto interessante. Grazie Chiara. Siamo arrivati veramente al limite del nostro tempo, anzi l'abbiamo sforato, quindi chiedo scusa, diciamo, per non essere stata troppo rigida nella gestione dei tempi, ma il tema mi appassionava troppo. Ringrazio tutti quanti i partecipanti. Ai partecipanti non relatori invece do l'appuntamento al 31 maggio per anche tirare le fila un pochino di quanto ci siamo detti oggi. Lo lasciamo un attimo in sospeso, non abbiamo il tempo per fare un ulteriore scambio, purtroppo un ulteriore dibattito. Gli argomenti che abbiamo messo in pentola, come si dice, sono veramente tanti. Lasciamoli cuocere bene e lunedì prossimo cerchiamo un pochino di, ecco, tirare le fila anche di, appunto, questa riflessione che abbiamo fatto sull'associazionismo migrante, sulla possibilità di attivare scambi con i paesi di origine e con tutte, diciamo, i punti di domanda che si sono aperti rispetto alla possibilità, appunto, di coinvolgere migranti non tecnici della cooperazione, rispetto alla possibilità di lavorare attraverso le scuole, nelle scuole, usare le scuole nella cooperazione nonostante il G20 non lo voglia, eccetera eccetera. Quindi cerchiamo un pochino di valorizzare tutto quanto il nostro ciao Pina, il nostro video, ecco, sarà a disposizione sempre sia sul sito del CESPI che sul sito www.getup.org, così se volete anche rivederlo possiamo, appunto, potete farlo.
E quindi niente, non posso lasciare spazio a nessun altro intervento, solo i saluti. E grazie tantissimo di cuore a quanti hanno condiviso la loro esperienza, la loro conoscenza e la loro passione, perché veramente è passato tutto attraverso questi aridi schermi. E ci rivediamo lunedì, va bene? Cerchiamo un pochino di portare a termine questi ragionamenti, anzi di aprirli ulteriormente, non chiuderli. Grazie a tutti, buona serata. Ciao. E alla prossima. Ciao. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Rocco, ciao Mattia. Ciao Cecilia.